Pensare agli altri diversamente, una bella iniziativa che nasce qui a Castellamonte, una bella collaborazione col CIS38 e con l'ASL e diverse associazioni per domenica 29 settembre. È stato un proposto, uno stimolo, è stato un grosso aiuto, è stata una bella sfida che speriamo domenica 29 i castellamontesi non colgano piacevolmente. È una prima volta parlare di associazioni che vadano da quelli sociali a culturali e sportive, non è una cosa che facciamo sovente qui a Castellamonte. Mi piacerebbe che diventasse un evento annuale. Adesso non voglio correre troppo, ma la giornata di domenica vuole proprio essere ringraziare tutte queste persone che dedicano il loro tempo libero, la loro attività a far divertire, ad aiutare e a renderci più colti. Perciò ringraziare loro in modo particolare soprattutto. Non soltanto la presenza delle associazioni, ma anche un coinvolgimento diretto con il pubblico. Sì, nel senso che abbiamo avuto, l'input è arrivato dall'ASL, dalle infermiere di famiglie e di comunità, che stanno facendo già un grossissimo lavoro su In Valle e che inizieranno ad ottobre a fare la stessa attività sul comune di Castellamonte e Valle Sacra. Abbiamo un CIS38 che sotto questo aspetto sono veramente molto sensibili e molto collaborativi, sia con l'ASL che con i comuni, rendendo possibile una vita, chiamiamola, dignitosa, una vita migliore a tutte le persone anziane che vivono nelle località di montagna dove è sempre più difficile riuscire ad avere un contatto con il personale medico ma anche con le associazioni e questo è importante, secondo me il loro appoggio è stato un ottimo volano per aiutarmi ad andare avanti su queste iniziative. Ho avuto un grosso aiuto che è Silvano Chiartano, che è una persona che col Parkinsoniano, con l'associazione Parkinsoniano sta facendo un lavoro immenso ed è stato lui il primo a proporre una giornata dei volontari, perciò innanzitutto ringrazio Silvano. Vi aspetto tutti il 29 di settembre dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, saremo tutti qui a far festa con voi, a mangiare, a divertirci, a giocare e a conoscere i volontari.